Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna stanno letteralmente mandando in confusione l'intera community Pokémon. Le ipotesi, più che le teorie, stanno invadendo il web e tutti si stanno mobilitando per cercare una spiegazione a questi due titoli ambientati in una dimensione alternativa e per molti dei fan totalmente inaspettati. Oggi volevo portarvi una piccola curiosità, se così vogliamo chiamarla, che ho rilevato riguardando il trailer di 3 minuti rilasciato durante la Direct di qualche giorno fa. Osservando infatti la prima parte del trailer, per intenderci, quella dove il ragazzino che abbiamo conosciuto negli annunci di Pokémon Sole e Pokémon Luna, ho notato un piccolo particolare, di per sé a dire il vero insignificante, ma che potrebbe nascondere una feature importante della trama di Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna. Difatti, il luogo dove il ragazzino si ritrova all'inizio del trailer è cosparso di uomini e donne di provenienza orientale, verosimilmente nipponiche, essendo i giochi Pokémon un prodotto giapponese. Difatti, il ragazzo, in uno dei suoi discorsi sottotitolati, dice di voler tornare a casa dal fratello che abita oltreoceano. Dunque, questo bambino ormai cresciuto non si ritrova più ad Alola, come testimoniano i paesaggi di certo non tropicali all'interno del trailer, ma dall'altra parte del mare. E se noi sappiamo che Alola è al largo di Kanto e quindi si trova effettivamente dall'altra parte del mare, e che i personaggi del trailer sembrano giapponesi, collegando i due punti e quindi Kanto e Giappone, potremmo sostenere che sì, questa volta per davvero, in Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna, potremmo ritrovarci a vivere un post-Lega Kanto, magari non visitandola tutta, ma completandovi solo una piccola quest, magari dedicata a Lilia. Esiste però, ragazzi, anche un'altra opzione. Difatti, all'interno del trailer il ragazzo sostiene di avere nella sua borsa dei regali per i nipoti. Forse è accidentale, ma la parola bag, fortemente collegata a Lilia e al suo trasferimento a Kanto, di sicuro è parecchio curiosa come coincidenza. E se potreste tranquillamente dirmi che il trailer potrebbe non rispecchiare il gioco vero e proprio, vi ricordo che, per quanto riguarda Sole e Luna, abbiamo visto nel primo trailer il bambino trasferirsi alle Hawaii, cosa che alla fine è successa anche nel gioco reale. Ora, se Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna non sono dei sequel, ma sono dei giochi ambientati nelle stesse circostanze, se vogliamo, di Sole e Luna, ma in un'altra dimensione parallela, potremmo dedurre che in questo nuovo mondo Sun sia leggermente più grande, magari non perché sia cresciuto il Sun originale, ma semplicemente perché quello dei nuovi titoli nell'altra dimensione potrebbe essere nato prima, banalmente. E magari a fine trama non sarà Lilia a trasferirsi a Kanto, ma proprio il personaggio giocante, tornando indietro dalla sua famiglia e da quella che era la sua terra natale, ossia Kanto, come abbiamo imparato dai trailer e dall'inizio del gioco di Pokémon Sole e Luna. Detto ciò, ragazzi, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questa mia piccola riflessione e fatemi sapere anche se volete un dopo Lega ambientato a Kanto. Io vi invito, se il video vi è piaciuto, a lasciare un bel mi piace e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Inoltre vi suggerisco di passare dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività del canale e non, e vi invito anche a premere la campanella qui sotto per ricevere ogni giorno i feed dei video. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.